Buonasera, buonasera avvocato Raggi. Allora, lei ha detto di ispirarsi a San Suu Kyi, a Martin Luther King, a Gandhi, personalità che hanno fatto veramente la storia dell'etica, però non erano tanto pratici né di buche né di traffico, quindi scendendo ai problemi di Roma, cominciamo dalle buche, è incredibile che si può parlare di buche, ma questo è quanto. Come pensi di risolvere? Innanzitutto, misura emergenziale che va presa, bisogna ripararle, quantomeno perché a Roma sono diventate anche un problema dal punto di vista della sicurezza stradale. Riparabile, certo, ma come? Con chi? Però, attenzione, in quanto tempo? Nel più breve tempo possibile bisogna mettere una toppa, però questo bisogna dirlo da subito, la toppa è veramente una misura immediata, perché la misura strutturale invece è quella di rifare completamente il manto stradale. Le inchieste della Procura ci hanno infatti dimostrato che il problema sono i lavori di rifacimento stradale fatti sino ad oggi con un manto sottostante che o non è idoneo o comunque è troppo sottile e con uno strato di asfalto che magari veniva anche affidato sottile, in maniera impropria. Esatto, diciamo. Affidato in maniera inidonea e poi soprattutto non controllati i lavori, il che significa che il peso delle autovetture, la pioggia, le condizioni atmosferiche hanno consentito questo proliferare di buche. Allora, o noi lo rifacciamo da capo, oppure qualunque misura prendiamo sarà comunque inidonea. Quindi una misura tampone nell'immediato, però poi un investimento serio sulla manutenzione complessiva. Senta, il traffico, l'ATAC, l'azienda comune del trasporto, non è mai andata bene, non ha mai funzionato. Allora, adesso arriva l'EF il miracolo, come? Beh, innanzitutto diciamo che l'ATAC deve tornare ad essere un fiore all'occhiello dell'amministrazione capitolina. Dobbiamo incidere su due comparti. Da un lato i costi, dobbiamo ridurre gli sprechi. L'AMA impiega tantissimi soldi. L'ATAC impiega tantissimi soldi per centinaia di milioni di euro sulle consulenze esterne e sugli appalti per servizi che potrebbe svolgere al proprio interno, il che significa tagliare quegli sprechi e reinternalizzare i servizi possibili. 60.000 dipendenti dell'amministrazione, 32.000 delle parti. 50.000 complessivi, 24.000 dipendenti diretti, 26.000 delle partecipate. In ATAC sono circa 11.000. Quindi su ATAC bisogna tagliare gli sprechi, poi bisogna recuperare le entrate. No, bisogna recuperare le entrate con l'evasione e il personale invece va riconvertito e riorganizzato, proprio perché l'evasione è uno dei principali scandali che coinvolge un settore gravissimo. Cioè l'ATAC non incassa meno di quello che dovrebbe e credo che Roma sia una delle pochissime capitali europee che ha una percentuale di evasione pari circa al 50%. Come si fa per pagare i biglietti romani? Molto semplice, controlli innanzitutto, che non ci sono mai stati, controlli non solo sugli autobus, anche nelle stazioni delle metropolitane. Lei si figuri che le persone scavalcano i tornelli e non c'è nessuno a controllare, questo solo a Roma accade. Quindi controlli, poi c'è comunque da inserire progressivamente il biglietto elettronico e nel medio periodo far sì che le persone salgano solo dall'apertura anteriore degli autobus, come si fa in tutte le città. Esattamente. Senta, rifiuti zero, lei sa che è un'utopia. Ma questa vostra guerra contro i termovalorizzatori che stanno in tutto il mondo, no eh? Questo lo dice anche l'Europa, che in realtà gli inceneritori debbono essere l'ultimo modo con il quale si smaltisce i rifiuti. E quello che noi dobbiamo fare è puntare su un modello di società che privilegi una produzione che riduca al minimo rifiuti, perché questi rifiuti poi che cosa ci facciamo? Ce li mangiamo? No. Allora noi dobbiamo partire da una filiera sana, per esempio attraverso incentivi fiscali a quelle imprese che o producono prodotti sfusi o che comunque limitino al minimo gli imballaggi. Poi dobbiamo cercare di creare delle stazioni di riciclo e riuso affinché i prodotti, quando arrivano alla fine della loro vita, ma sono ancora recuperabili, possano essere riparati e reimmessi nel mercato. E solo una quota parte andrà poi al mercato della riciclo. È vero che vuole cacciare i privati da tutte le partecipazioni comunali, vuole in qualche modo municipalizzare tutto? Municipalizzare tutto no, però sicuramente ATAC è pubblica e deve rimanere pubblica. E ACEA? ACEA noi difenderemo strenuamente, io difenderò strenuamente il 51% pubblico. Senta, le Olimpiadi, so che lei vedrà il Presidente del CONI, ma davvero lei è contro le Olimpiadi a Roma? Guardi, in una città che muore di traffico, si permette di avere dei quartieri dove non ci sono le strade, perché i costruttori hanno costruito i palazzi e sono scappati col malloppo. Non c'è l'illuminazione, non ci sono le fogne, ci sono le buche, le scuole crollano a pezzi. È notizia dell'altro giorno che un tetto è crollato in un asilo nido. Noi pensiamo di fare investimenti per le Olimpiadi, quindi fare mega impianti sportivi e fare alloggi per atleti. Forse noi dovremmo pensare, chi ha a cuore i romani, dovrebbe pensare alla situazione attuale dei romani.
Forse chi continua a dire che le Olimpiadi sono un'occasione di sviluppo e rilancio è perché gira a Roma con l'auto blu e gira solo al centro, non si rende conto di quello che è a Roma. I romani da qui al 2024 saranno tutti morti nel traffico, morti di inquinamento, morti nelle buche o avranno grossissimi problemi con l'assistenza, con la scuola. Questi sono i problemi che hanno i romani. Primo... E le dico una cosa, mi scusi, prego. Le dico una cosa, che incidere, fare investimenti sul quotidiano porta lavoro, porta tantissimo lavoro. Quindi noi già da domani dobbiamo iniziare a fare investimenti su quello che serve ai romani. Senta, il primo marzo, quando lei fu ospite di Porta a Porta per la prima volta, lei disse che prima delle elezioni avrebbe comunicato i nomi di quasi tutta o preferibilmente tutta la giunta. Conferma? Confermo, noi stiamo lavorando per questo. È chiaro che io non posso promettere cose che non dovessero andare in porto. Dipendono da lei. Esatto. La giunta la fa lei, la fa il sindaco. La giunta la faccio io, o deve consultarsi con il movimento? No, no, la devo scegliere. Come funziona la giunta? La sceglie il sindaco o ci stanno le giuntarie, come si chiamano, in rete? No, 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 la scelgo io in base a criteri che siano sicuramente di competenza e comunque di affidabilità e di condivisione di un percorso. Perché secondo noi la squadra deve appunto condividere una visione di una città, che è una città che privilegia cose molto banali ma che non sono mai state fatte a Roma, una città vivibile, una città dove la mobilità pubblica sia rimessa al centro, dove il cittadino sia rimesso al centro, dove non dobbiamo vedere l'immondizia nei lati delle strade. Senta, quindi una città sostenibile e vivibile. Molte persone dicono ma la Raggi si presenta così bene eccetera, poi però una appena arrivata figuriamoci se il movimento le fa prendere le decisioni, sarà un sindaco, sì, rappresentativo, poi le decisioni magari le prendono, un tempo si avrebbe detto le prende Casaleggio, e oggi come funzionano le cose da voi? Funziona che le decisioni le prendo io, avrò sicuramente una squadra di governo che è quella della giunta, avrò un'ulteriore squadra che è quella dei consiglieri e avrò poi un supporto fondamentale da tutti i cittadini, da tutti i dipendenti con i quali già siamo in contatto e con i quali stiamo lavorando. Abbiamo scritto il programma che sarà pubblicato a breve e l'abbiamo scritto con queste persone perché per noi la partecipazione delle persone, dei cittadini alla gestione della cosa pubblica è la cosa che ci sta a cuore perché noi siamo stati scavalcati per troppo tempo ed è per questo che oggi vogliamo proporre un modello di partecipazione che non c'è mai stato. Ho letto da qualche parte che vuole mettere qualcuno della Guardia di Finanza in giunta, non è vero? Sicuramente ci sono alcune aree che a nostro avviso dovrebbero essere presidiate da figure di garanzia e da figure estremamente competenti in alcuni settori. La politica è così fragile che ha bisogno della polizia dentro casa? No, la politica non è fragile. Purtroppo il sistema dell'amministrazione capitolina ci ha dimostrato da Mafia Capitale, dalla gravissima e pesantissima relazione di Cantone, che in realtà ci sono delle procedure, dei procedimenti che per troppo tempo hanno girato in un modo contrario alla legge, quindi è necessario presidiare alcuni posti affinché si possa ripristinare quel minimo di legalità che in tutte le altre capitali europee c'è. Senta, un giovane avvocato va nello studio in cui lo prendono e anche e soprattutto se è uno studio importante come quello di Cesare Previti, perché non ha messo il suo curriculum? Tanto poi si sarebbe saputo, quindi... Generalmente non si, ribadisco quello che ho sempre detto, generalmente non si mette lo studio nel quale si svolge la pratica a meno che non si continui lì. Ma vede, io poi non ho problemi, voi mi fate domande e io rispondo. Infatti. E da sindaco? Sarà identico. Anzi, io vi invito a fare domande al sindaco e renderemo soprattutto questa amministrazione il più trasparente possibile, cercando di agevolare anche tramite il sito di Roma Capitale, che oggi purtroppo è molto complesso, cercheremo di agevolare in tutti i modi il controllo dei cittadini sulla cosa pubblica e sulla gestione della cosa pubblica. Questo è un punto che abbiamo cercato di portare avanti già quando eravamo a disposizione, ma nonostante tutte queste belle promesse ci siamo sempre trovati la porta chiusa, noi la apriremo. Quante donne ci saranno nella sua giunta? Ah, non lo so, quelle che servono. Quindi non c'è un problema di quote? No, nessuno.